continuiamo a parlare di Covid-19, in maniera particolare di terza fase, sempre in compagnia del professore Gianni Lepre. L'approccio del governo è estremamente particolare, anche in considerazione del fatto che dalla lotteria degli scontrini siamo passati alla lotteria dei colori. Noi dobbiamo auspicare che la terza fase non arrivi o arrivi praticamente il più tardi possibile, perché altrimenti veramente ci troveremo di fronte ad una catastrofe economica, in quanto man mano che passa il tempo purtroppo si perdono dei pezzi vitali per strada, e quando parlo di pezzi vitali, parlo ovviamente soprattutto e specificamente delle piccole e medie imprese, che sono il fulcro della nostra economia, ma non soltanto sono il fulcro della nostra economia, ma sono anche praticamente il volano completo, perché il 95% delle piccole e medie imprese formano, ecco, l'economia italiana. Ecco, ma l'aggettivo che compare per, diciamo, la maggioranza è l'inadeguatezza. Inadeguatezza è stato utilizzato dal presidente di Confindustria, Bonomi. Lei lo sta dicendo da un sacco di tempo, ma molto tempo prima che lo dicesse il presidente di Confindustria, sempre ovviamente diretto al governo, perché l'esecutivo è nel caos più totale. Beh, ma noi ce ne accorgiamo in effetti giorno per giorno, perché, come ha detto anche lei nell'introduzione, c'è la lotteria anche dei colori. Qui si passa da un giorno all'altro, ecco, un giorno siamo gialli, il giorno dopo, quindi il sabato e la domenica, nello specifico nei weekend, il governo si è inventato le zone arancione, come praticamente si è inventato ancora. Poi per i più, diciamo, colpiti dalla pandemia, e le zone rosse, ma chiaramente c'è tanta improvvisazione, perché non c'è programmazione. Cioè, tanto per dire, nelle zone gialle i ristoratori o i bar possono lavorare fino alle 6, ma un ristoratore specificamente, che è quello che in effetti per la maggior parte del proprio lavoro lo svolge in effetti di sera, perché è lì che c'è praticamente la voglia di uscire, la voglia di convivialità, dell'avventore del ristorante. Ebbene, proprio di sera la gente non può andare al ristorante. Quindi vuol dire costringere questi esercizi pubblici, come del resto poi anche in bar, significa costringere questi esercizi pubblici a sottoporsi a determinate spese. Magari non danno loro i ristori, e alla fine ci si perde. Poi organizzare un lavoro in cui, per esempio, per 5 giorni la settimana siamo in zona gialla, per cui si può chiudere alle 6 e la gente si può sedere al tavolo del bar o del ristorante, il sabato e la domenica non, solo per asporto possono lavorare. Ebbene, questi non hanno più una programmazione, sembrano il governo praticamente senza una programmazione.